Ok, stiamo per iniziare questa dimostrazione di trattamento alle sopracciglia, quindi di microblading. Stiamo iniziando la dimostrazione di microblading, la nostra modella è già pronta. Già ricreato la forma ideale per le sue sopracciglia, quindi il progetto delle sopracciglia, che è una cosa importantissima. Adesso procediamo con il trattamento che ovviamente viene seguito con una pratica di ovviamente sterilità, che è una cosa importantissima. Abbiamo aperto il nostro manipolo sterile, abbiamo aperto il nostro ago sterile. Adesso iniziamo a tracciare i primi peletti. Quindi adesso stiamo effettuando i peletti sulla parte superiore delle sopracciglia. No, perché questa, per essere corretta, è una pratica dove si va a lavorare sulla superficie del derma. Pertanto, nel momento in cui va a uscire sangue, vuol dire che stai andando più in profondità e quindi è una manovra errata. È un segnale, quindi il professionista, in questo caso immagino che lei non lo fosse, quella che lo ha eseguito. Il sangue è diciamo, un'indicazione che sei andata più giù e quindi sei nello strato profondo del derma e quindi incontri poi i vasi sanguigni che ovviamente, vedi, qui non c'è fuoriuscita, lei ovviamente sente il fastidio, non è un dolore, magari sente pizzicare a tratti, però non c'è fuoriuscita di sangue, quindi è l'indicazione esatta che il pigmento è stato depositato lì e anche perché la cosa importante è che si tratta di trucco semipermanente, quindi più in superficie è, meno permane. Se tu lo spingi troppo con la manovra errata, diventa in un certo senso un tatuaggio. Quindi cambia colore, diventa verde, diventa brutto, il pelo si sgrana e quindi. Adesso fatto il primo passaggio, facciamo un bagno di colore, quindi applichiamo del colore così da farlo penetrare più in profondità. Allora, stiamo eseguendo un trattamento di microblading. Abbiamo eseguito il primo passaggio, quindi spieghiamo che il microblading è una tecnica che serve appunto per rinfoltire le sopracciglia. E abbiamo fatto questo primo passaggio, adesso abbiamo messo del colore sopra che servirà a intensificare questi micro peletti che abbiamo creato. Tra poco 10 minuti e puliamo e vediamo cosa c'è sotto. Cominciamo a vedere i primi peletti che abbiamo creato. Spiegavamo prima a chi ci seguiva che appunto il trattamento spesso viene identificato come un trattamento aggressivo, quindi si sente parlare di sangue che cola, di dolore, invece non è così. Il trattamento lo sto facendo live proprio per dimostrare che le tecniche corrette non fanno uscire nemmeno una goccia di sangue. La nostra modella è qui, non si vede sangue, io ho asciugato solo dischetti di colore, non sente nessun dolore se non un leggero fastidio, ma come se fosse una pinzetta. E quindi quando vi capiterà di sentire questa cosa, qualcuno vi racconterà che di aver visto sangue durante il trattamento, scappate perché vuol dire che siete nelle mani sbagliate, perché questa è l'indicazione che il pigmento è stato portato in profondità, quindi al di sotto del derma superficiale, e quindi ha incontrato vasi sanguigni, ha depositato il pigmento e ha creato una ferita. Quindi immaginiamo il graffio, quando ci graffiamo anche con le unghie, cioè creiamo un graffio ma non c'è fuoriuscita di sangue perché il graffio rimane nella superficie. Ecco,
possiamo identificare il microblading come dei piccoli graffietti che ovviamente fatti con dei piccoli aghetti che vengono intinti nel pigmento rilasciano in questo graffio del colore, quindi creando il peletto ovviamente poi quello che rimarrà di questo graffio è appunto il pigmento a forma di peletto, però senza essere aggressivi, senza creare lesioni, anche perché quando esce sangue il problema è che dopo la guarigione si crea tessuto cicatriziale, quindi si va a creare un tessuto non più in superficie ma sopraelevato e quindi non crea un bel lavoro. Aspettiamo qualche minuto, così adesso tolgo il colore e vediamo sotto come si cominciano a intravedere i primi peletti. Ecco, abbiamo eseguito il primo passaggio, quindi abbiamo creato questi primi peletti che appunto creeranno tra poco l'infoltimento totale del sopracciglio. Adesso, dopo aver fatto il bagno bagno di colore, quindi aver messo del pigmento a cascata in modo da intensificare questi peletti, ho ripulito la superficie. Per mantenere la naturalezza del trattamento, quello che io vado a fare, vado a copiare il verso del pelo, quindi se un pelo è ascendente, discendente, lo creerò discendente, cioè non posso fare un pelo diverso, perché dobbiamo immaginare che pettinando le sopracciglia poi dobbiamo dare lo stesso verso, quindi se io vado a ricreare un verso diverso, quando le pettino avrò dei peli che escono e dei peli che curvano, ecco, quindi il segreto è anche questo. E le sue, ovviamente, se io le pettino, scompaiono, quindi ecco perché realismo, perché io vado a copiare quello che c'è sotto, che c'è sopra. Adesso faccio un secondo passaggio, quindi adesso tutti i successivi passaggi che andrò a fare sono integrativi, quindi andremo a integrare sempre più fino a riempire il sopracciglio. It's haunted.
Francesco, in media quanti passaggi per trattamento? In media sono tre di peletti, perché ovviamente inizi con i primi passaggi dove fai i peletti equidistanti e poi mano a mano glieli vai ad aggiungere in mezzo, vai a copiare, poi al terzo passaggio fai una sfumatura per rendere omogeneo, diciamo, per creare una zona d'ombra. Questo già, se, puoi metterti di certo, qua Carlo? Come no? Ti vedi meglio, vedi, guarda come hai ricreato questo qui, vedi? Questi qui praticamente sono tutti, guarda. Sì, sì. Ex novo. Che ovviamente accompagnano quello che lei ha in maniera naturale, vedi, non c'è innaturalezza o comunque c'è qualcosa, chi la vede dice fatto il tatuaggio. Qualcosa di posticcio, invece no. È tutto. Quindi una durata media di trattamento? Quanto ci vuole per eseguirlo? Sì, sì. Un'oretta. Ci si possono sottoporre tutte? Non ci sono controindicazioni? Raramente. Quindi abbiamo quasi completato di fare i peletti, adesso passeremo poi a fare una sfumatura, creiamo questa sfumatura effetto ombretto, che comunque è una cosa che piace tanto alle ragazze, e completeremo appunto, quindi da domani in poi Valentina non avrà più l'incubo delle sopracciglia. Allora, abbiamo terminato il nostro lavoro su Valentina, che si è prestata, la nostra modella che si è prestata a questo trattamento. Abbiamo ricostruito in parte le sue sopracciglia, dove appunto mancavano nella parte iniziale, mancavano questi peletti, c'erano un po' di vuoti all'interno del sopracciglio. Grazie al microblading siamo riusciti ad ottenere questo effetto naturale. E come vedete abbiamo completato da più di 20 minuti, non c'è nessun tipo di arrossamento e quindi è un trattamento gradevolissimo alla quale potete sottoporvi, e sicuramente è un trattamento che dà una cornice importante al proprio volto, quindi lo consigliamo assolutamente. Qualora qualcuno di voi fosse interessato ad avere questo trattamento, quindi a voler fare questo trattamento proprio da me, contattatemi, il mio sito è www.macvicar.it. Potete seguirmi anche sui social, quindi sulla pagina Facebook o su Instagram. Niente, che dire, seguiteci e buone cose. Grazie Francesco, volevo chiederti, visto che sei seguitissimo e richiestissimo, volevo appunto chiederti con che anticipo In genere sì, questa è una bella domanda, abbiamo 2 mesi di attesa, ecco. Quindi sempre 2 mesi prima del trattamento è consigliabile prenotare. Perfetto. Va bene, grazie a te mille, e grazie a Valentina. Grazie.